Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Raga, io dico mukbang, so che si dice mukbang o mukbang, ma raga non mi viene, quindi io lo dico e lo chiamo mukbang proprio per abitudine, quindi andate avanti, non soffermatevi su queste cose. Allora, oggi sono qui per fare due video in uno, perché praticamente oggi vi sto recensendo il marchio It Lean e quindi visto che ho fatto questo mega paninozzo, che vi ho fatto la clip ovviamente, con queste bellissime patate. Ne approfitto per prendere anche la clip di questo mukbang e darvi anche la recensione per quanto riguarda il formaggio It Lean Smoked Cheese, praticamente quello affumicato. Mamma mia, raga, troppo buono. Se vi siete persi il video in cui vi recensisco comunque tutti e tre questi, vi lascio tutto giù nell'info box. Allora, direi di assaggiarlo, così poi prendo anche la clip. Ok, raga, ho finito anche di registrare per quanto riguarda il Wait It Lean Day che vi ho fatto la recensione, quindi mi raccomando, poi andate là a vederla. Stavolta non vi ho fatto il post delle domande, perché praticamente l'altra volta mi avete lasciato tantissime domande che ovviamente io non sono riuscita a rispondere, quindi risponderò in questo video una storiella. Praticamente stavolta sono andata al supermercato e mia mamma stava nel reparto comunque liquori, bibite eccetera, e appena l'ho vista questa peperoni lemon mi sono innamorata, ho detto no, io ho troppo voglia, la devo prendere. Quella cosa che ti chiama ogni tanto, ecco, peperoni. Però è una cosa molto leggera, vediamo. Ma raga, che buona, ne avevo bisogno, comunque dopo devo editare, quindi mi serviva una carica. Ok, si sta facendo tutto, cioè ragazzi è rotto, no vabbè, ma di tamagno stesso. Non mi piace appoggiare il pane sotto sopra, ma lo devo fare per forza, perché altrimenti raga si fa tutto. È una cosa che odio, però non posso farci niente in questo momento, altrimenti si rompe tutto, ma l'ho sbagliato a tagliare ovviamente. Allora, vi do un bacione a tutte e a tutti. Mi potresti dare qualche consiglio per ridurre il gonfiore alle gambe? Un bacione enorme, sei fantastica, grazie mille. Allora, io sapete che nel mio periodo poi non ve ne ho parlato più, perché ci sono state pure varie disguide, allora ho detto vabbè, Giulia, hai sempre lasciato la tua integrazione al di fuori di YouTube e chi mi segue forse mi può anche confermare questa cosa, e quindi io ho voluto mostrarvi un prodotto proprio perché sono stata sempre io la prima ad essere comunque molto scettica su questo prodotto, però ragazzi ho trovato dei benefici proprio enormi, vi spiego anche. Io praticamente nel periodo estivo, quindi da maggio, ho provato dei drenanti che praticamente io ho presi principalmente perché avevo lo stesso tuo problema. Però io una cosa che non ho capito nella tua, la tua domanda per ridurre il gonfiore, cioè la sensazione che ti senti, oppure gonfiore tu lo percepisci come i liquidi che vedi, o questo non ho capito, tu quello che percepisci come gonfiore. Però vi spiego un po' la mia esperienza. Io a giugno, da giugno fino a settembre, ho finito le mie due confezioni di integratori, ho cambiato marchio, il primo è stato della NIT integratori, se non sbaglio si dice così, e il secondo era quello di BPR. Il primo era comunque un prodotto proprio completamente a base di erba, infatti costava abbastanza, presi tutto sempre sul supplement, però io sono andata in questa sezione, non perché quella è stata una sezione tipo dimagrante, queste cose qua, però non perché io volessi dimagrire, perché assolutamente no, non mi affiderei mai a degli integratori, però mi serviva perché io ultimamente nel periodo estivo, a parte il caldo e non, avevo proprio dei, le gambe proprio me le sentivo pietre.
mi facevano male, proprio una pesantezza assurda. Poi ogni tanto vedevo dei liquidi in più che si erano comunque accumulati, anche se io comunque bevo, ho un'alimentazione abbastanza equilibrata, anche se forse non può sembrare, però comunque nella mia quotidianità sì. E quindi vedevo proprio che c'era questo liquido in più. Ma anche proprio della ritenzione idrica. Infatti io mi feci un video proprio specialmente di più nell'interno coscia. Raga, vi posso dire che io, dopo 2 settimane dall'utilizzo del primo integratore, quindi quello proprio tutto a base di erba, io non ho avuto più problemi, e neanche era tuttora che ho smesso proprio di fastidiare le gambe, di sentirmele proprio pesanti. Eppure sono una persona che io cammino spesso nella giornata. E raga, ma quello che ho notato di più è che non ho più la ritenzione idrica. Quindi raga, veramente è stato wow, mi serviva. E quindi mi ha aiutato molto in quel percorso. Quindi posso dire che se usati con la testa e come si deve, vi aiutano tantissimo. Ovviamente vanno sempre associati, altrimenti sono inutili. Come un po' tutto, cioè come tutto. Raga, non so come mangiare. Io ho un problema nel tagliare i panini comunque. Comunque, questo formaggio della Itlin affumicato è buonissimo, raga. Si sente proprio quella punta di affumicato. C'è un brega questa sera. Buona raga, ci voleva. Allora, vado avanti. Quello che fai su YouTube è considerato come un gioco dei tuoi o lo prendono sul serio? No raga, non possono mai prenderlo. Forse all'inizio, ma un po' così, ma molto soft. Proprio perché è nato tutto come una passione. Per poi ovviamente YouTube ti dà lo sbocco su altre cose. E quindi si accumulano e diventa un lavoro al 100%, cioè raga, io veramente penso che si può vedere dietro un contenuto, per quanto può essere un contenuto semplice, ci vuole davvero tanto tempo, specialmente tipo per le challenge, io veramente impiego dietro un montaggio anche 3-4 ore, spesso infatti mi capita di non riuscirmi proprio, ci sono 2-3 giorni che io non mi riesco proprio ad allenare, perché non riesco a trovare neanche un'ora di tempo, per riuscirmi anche ad allenare un attimo a corpo libero, proprio. E adesso io ho anche una palestra in casa, quindi io per questo motivo feci anche la scelta di una palestra in casa, proprio perché sapevo man mano a cosa potevo andare incontro. E gennaio, secondo me, non mi riuscirò a guardare neanche più allo specchio, già lo so, però cercherò ancora di più di organizzarmi al meglio. Ma come ho detto sempre, il lavoro viene prima di tutto, e no, i miei genitori prendono questa cosa comunque seriamente, perché sanno quanta passione ci metto e quanto impegno ci sta dietro a tutto. E quindi raga, lavora a tutti gli effetti, non è una persona che si mette là davanti a una videocamera ed ha fatto. Sì, ok, mi metto anche davanti a una videocamera, ma c'è anche il contorno. Io veramente da stamattina alle 7:30 che io corro avanti e indietro con il cavalletto e la videocamera in mano, perché oggi vi ho registrato anche il video quotidiano di Itlin, che raga, veramente mi sono impegnata molto in quel video, proprio per portarvi anche contenuti belli diversi. E poi raga, pensate che la mia giornata ancora non è finita, adesso mi aspetta tipo più di un'ora del what it need di editing, quindi non ci sono orari in questo lavoro, veramente, ma in questo, ma anche in quell'altro lavoro che proprio in generale nel mio lavoro non ci sono orari, quindi ci sono veramente, è un lavoro che è H24, ecco. Poi, aumentando la massa muscolare si aumenta anche un po' di peso? Sì ragazzi, si aumenta anche il peso ovviamente aumentando la massa muscolare, quindi sì, cioè, può capitare che ti pesi
e ti vedi un chilo in più, ma bisogna stare tranquilli. Perciò io dico, cercate di non pesarvi sempre tutte le settimane. Io vi faccio un esempio. Ieri, così raga, mi sono pesata anche dopo mangiato, per dirvi, di solito uno si pesa sempre la mattina. Io ho la bilancia smart che mi invio Yanggu, sì, okay, non mi ricordo mai il nome, sì, però quello, che mi mandò comunque la bilancia. E io ce l'ho, raga, ce l'ho anche di qua, che io vivo praticamente di qua, si può dire sempre di qua, ce l'ho proprio davanti agli occhi. Ma raga, non mi viene mai di pesarmi, proprio perché non sono abituata, però ieri così per sfizio ho detto, ah, mo tu che stai facendo un mese pieno di challenge, che spesso non riesco a fare un giorno di deficit calorico e poi di allenarmi, scusatemi, di fare le challenge. Di solito mi capita di fare challenge anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, che non riesco neanche ad allenarmi nel mentre, perché mentre io registro, poi comunque mi dedico una giornata ad editare tutto. E quindi ieri così per sfizio, dopo tipo 2 settimane che non mi pesavo, mi sono pesata neanche collegando l'applicazione. Ho visto, poi sapete che sto anche in massa, ho visto il numero della bilancia 67. Ah, cioè, cosa 67? Io sto mangiando con ma che? E lo giuro, raga, mi sto mangiando con ma che? Proprio per dirvi, io sono sempre, mi uscirò sempre 66-67. Proprio per dirvi che io, è un periodo in cui sto mangiando tanto, anche rientrando nelle mie calorie, però di solito ovviamente sforo. Non è che è un periodo che sto mangiando comunque anche un po' più sporco a grandi linee, non proprio un'alimentazione equilibrata al 101%. Eppure, raga, il mio peso è rimasto così, proprio perché nella giornata, anche se io non mi alleno, perché proprio non riesco ad allenarmi in quella giornata, io sono sempre attiva perché vado avanti e indietro, salgo, uscendo, vado. Cioè, raga, veramente, ho una giornata sempre, sempre, sempre frenetica. E di solito quando tipo mi metto ad editare i video, devo aspettare che si elabora prima di iniziare ad editare, mi metto là, mi metto a camminare e vi rispondo a voi, oppure mi faccio le copertine dei video. Quindi, cioè, raga, io vado sempre avanti e indietro. Quindi sì, non avere paura. Io poi che invece di dire sì, no, mi dilungo, proprio, vabbè. Quindi non avere paura, perché in massa può succedere, poi tranquilla. Però ovviamente ti serve, perché ovviamente, come è importante il periodo di definizione, è importante anche quello di massa. Andiamo avanti. Il rest day non ti crea un'ansia? Assolutamente no, perché significa. E poi, ragazzi, il rest day fanno bene, perché io, se comunque il rest day quando non vi allenate, se comunque vi allenate 5 giorni su 7, ci deve stare almeno una giornata di riposo. Perché, ragazzi, se voi lavorate, vi allenate tutti i giorni senza un criterio, per esempio, tutti i giorni allenate su per giù sempre gli stessi muscoli, il stesso gruppo muscolare, il muscolo non cresce, raga, perché voi andate da stressare, perché voi come se lavorate sempre là, e il muscolo non cresce. Quindi una giornata di riposo, oppure intercalare comunque i vari gruppi muscolari, fanno sì che comunque quel muscolo che voi non allenate in quella giornata, comunque il riposo, cioè, raga, il riposo è fondamentale in tutto. Anche può sembrare una sciocchezza, prendete esempio una notte voi non dormite completamente, voi dopo che vi siete svegliati, dopo mezz'ora, un'ora, riuscite ad allenarvi e vi sentite tutti scombussolati, perché è la stessa cosa. Io quando la notte non dormo bene, oppure non dormo per niente, io la mattina mi sveglio una pezza, cioè, quindi capita anche a noi. Perciò, raga, il riposo è assolutamente importante, cioè sto facendo un macello. Faccio prima, raga.
Come fare a rispettare la dieta a Napoli? Praticamente, cioè, è una cosa impossibile. Non potete stare a dieta a Napoli, cioè. Ovviamente ragazzi, è spenta la videocamera, come sempre. Allora, dopo devo disinfettare sto telefono. Credi si possa guarire da 11 a? Sì, raga. Assolutamente sì, però. Dipende. Ci sono veramente molte persone che sono in gravi condizioni e che ormai sono entrate in un vortice e che non possono più uscire, e quindi è una cosa brutta. Io l'ho affrontata spesso nei miei mukbang, molto spesso mi dite: Giulia, perché non ci dici tu come l'hai vissuta? Perché ragazzi, il canale già c'è, il mio cambiamento si chiama, però io non ho vissuto una forma grave, uno stato grave, ma io veramente ragazzi stavo da un passo, se andavo indietro ci cadevo anch'io, se facevo un passo avanti ce l'avrei fatta. E veramente raga, è un argomento molto forte, quindi io sono stata forte come me e tantissime altre persone, e devono essere forti tutte le persone che sono in questo disturbo alimentare. Purtroppo è una cosa che corre, cioè raga, corre. Voi, cioè, lo vivete in prima persona ma non ve ne rendete conto. Le persone vi possono pure dire cosa stai facendo, guarda che... Ma per voi sta andando tutto bene, anzi, vi dà ancora più fastidio. Ve lo so, perché a me quando mi dicevano: mamma mia, come ti stai facendo magra, io piangevo, cioè veramente piangevo, li attaccavo. Perché io ormai ero entrata... Cioè, ero entrata. Però c'è stata una piccola voce, che raga, quella voce io vi dimostro mo. Quella piccola voce mi ha aiutato tantissimo. Quella voce in cui non mi dimenticherò mai, quella mattina mi sono guardata e ho detto: io non ti riconosco più. Cioè raga, io mi sono fatta proprio schifo da sola. Quindi ho detto: no Giulia, qua qualcosa devi fare, devi prendere in mano la tua vita. E così mi sono iniziata a documentare, ad aggiornare, ad appassionarmi, ad appassionarmi con un'altra testa. Perciò voi oggi mi vedete così, mi vedete con una persona che si concede una challenge senza problemi, vedete una persona che ama il cibo, perché è stata, oltre all'allenamento, la mia più grande salvezza, e che ama tutto ciò che fa, proprio perché ci devi cadere nelle cose, purtroppo ci devi cadere, ma è così con tutto, che può essere un disturbo alimentare, che con il lavoro, che veramente raga, con tutto, bisogna prima, come si dice, prima si cade e poi si capisce, e una persona poi si rialza. C'è chi si rialza da sola e c'è chi si rialza con l'aiuto della famiglia, con l'aiuto di persone estranee, quindi... Per me si può guarire, però dipende come lo affrontate. Dovete sempre capire che una persona vi può ascoltare, una persona vi può consigliare. Potete andare anche dal più bravo di questo mondo, ma se non parte da voi, non partirà da nessuno. Ricordatevi questa cosa, perché tutto deve partire da voi. Così come una decisione importante, raga. Se voi dovete cambiare, se voi domani vi presentano un progetto, siete sempre voi che dovete decidere, sempre, sempre, sempre. Quindi, la stessa cosa. In questa vita c'è sempre in ballo qualcosa, sempre. Scusatemi se a volte quando parlo mi fermo e poi cambio, è perché io
mentre parlo ragiono pure e poi parlo, capisci? Allora, faccio un po' di macello. Io che mangio il pane con la forchetta, madonna. Però a me è estremo. Sono normopeso e non attività fisica, quindi lei è normopeso ma non fa attività fisica. Posso tre volte a settimana mangiare 15 grammi di burro d'arachidi? Perché non puoi mangiarlo? Cioè raga, 15 grammi di burro d'arachidi è niente, è un cucchiaino. Ma assolutamente sì, ma pure io lo mangio pure tutti i giorni, pure 20 grammi, cioè... Non è questo che... Non dovete pensare che... È questo che vi fa ingrassare? O è questo che vi fa male? No, raga, è l'eccesso. Se tu ti mangi un barattolo di burro d'arachidi al giorno, allora quello ti può causare dei problemi. Quindi vai tranquillo. Raga, io mangio pure un po'. Questa domanda nei miei video è molto gettonata, di solito mi chiedete: Giulia, ma ti segue qualcuno nell'alimentazione e negli allenamenti? No raga, non mi segue nessuno, perciò a volte quando faccio, e forse questo è quello che non capiscono le persone, quando, perciò non mi metto sempre molti workout, molte cose, proprio perché io dico, io non sono una persona competente, quindi posso fare un minimo errore, perché poi raga, dovete pensare che io, è una cosa vedere una persona dal vivo, come si allena, è una cosa vederla dal telefono, molto spesso è la luce, molto spesso è l'inquadratura, non c'è un cameraman che mi filma, quindi dovete anche considerare questo, dovete anche considerare la... come è stato posizionato il telefonino, perché raga, quando vedete un video non è proprio la realtà al 100%, come a volte si camuffano i colori, che non vi fa vedere il colore con me, ecco raga, capita la stessa cosa, ma così negli allenamenti, ma così con tutto, quindi, perciò a volte non vi faccio vedere gli allenamenti, no, per cattiveria, a parte perché, specialmente ultimamente, quando mi alleno, io ho veramente i minuti contati, e comunque raga, registrare pure, un semplice video delle alzate laterali, io che non mi vedo devo fare 50.000 clip e questo potete capire che vi porta comunque via tanto tempo. Molte persone quando mi fanno vedere i workout non è che si stanno facendo anche loro con l'allenamento, loro si pongono proprio dei giorni in cui vi registrano proprio i workout, di solito chi vi rifà su YouTube, chi vi fa vedere la storiella così su Instagram, allora no, è fatta al momento, perché là come si fa fa così si fa. Però quando si fa un video del genere, comunque si stanno allenando così. E io ragazzi di solito vi faccio vedere proprio quando mi alleno. Specialmente in questo periodo che ho poco tempo a disposizione, potete capire. Quindi di solito mi fanno, e vi stavo dicendo, quindi perciò mi faccio solo qualche esercizio ogni tanto, perché comunque io non sono personal trainer. Ho solo le mie conoscenze. E ovviamente io devo fare un video, mi devo allenare. Io mi faccio video di qualsiasi allenamento, raga, pure stupido, infatti la ruota del telefono è intasata, il telefono nuovo. Però capi, raga, io mi devo vedere, perché non ho una persona in scena che mi dice guarda, quello così, quello lì, anche a me piacerebbe, però comunque il momento, il periodo, eccetera, poi vi spiego, arrivo alla domanda. E quindi io mi devo guardare per migliorare, anche io vedo delle esecuzioni, dico, quello no, quello devo scendere giusto un po'. Quello devo aprire il dorso, quello no, un po' così, no, quello gli addominali un po' così, e questo devo fare. Anche io sono autocritica nei miei confronti, però ovviamente io per farlo mi devo vedere, perché non è che mi posso clonare un'altra Giulia fuori e mi dice come devo fare, come lo scuoto. Io veramente, raga, io sono andata in palestra, sono stata per un anno e mezzo, io non ho mai riuscito a capire lo scuoto. Si faceva, ve lo giuro, raga,
ve lo giuro. E infatti c'è il mio primo allenamento che fa proprio schifo, mamma mia raga, brutto proprio, vedete? Andando avanti, acquisendo delle conoscenze, studiando, che ultimamente in questo mese ho tralasciato anche questo per dedicarmi ad altro, ma vabbè, lasciamo stare. Però capisco tra determinate cose, adesso dico no, quello no. E adesso il mio scotto non dico che è migliorato al 100%, ma al 60-50%, ma tanto schifo non fa. Di sicuro è uno scotto sicuro, la stessa cosa per lo stacco. Facevo uno stacco che faceva schifo proprio. Però adesso, mettendomi là, c'è una ragazza veramente che io seguo, che ammiro tantissimo, che quella ragazza vi spiega le soluzioni come si deve, non è italiana ovviamente, ma raga, io mettendo in tutti i giorni un po' le mie conoscenze, un po' guardando e vedendo, aspetta, quello mi devo abbassare di più, il bacino così, io raga sto facendo uno stacco tutti, quando mi alleno mi esercito, e lo sto provando, quindi bisogna sempre provare, non è che ognuno di noi viene a fare i maestri, i maestri, dico, io accetto, specialmente quando faccio vedere gli allenamenti, delle critiche ma costruttive, raga, a me mi avete aiutato tantissimo. Giulia, quando fai la panca, cerca di posizionare le mani un po' più a destra, un po' più ampie, fai una presa un po' più larga, posizionati così, cioè raga, io vi adoro quando fate così, ma quando vengono a fare i pipini vicino a me, io li stendo, perché io i pipini li supporto proprio, è più forte di me, raga, non ce la faccio. Allora, quindi c'è la domanda, fatidica domanda, quando comincerà un percorso eseguita, sempre che tu l'abbia in mente? Lei me l'ha fatta spesso questa domanda, ovviamente sì, però raga, dovete sempre considerare che io... farvi seguire da una persona, dovete avere anche fiducia di quella persona, e io ancora non l'ho trovata, vi dico la sincera verità, mi piace solo una persona ma non lo so, comunque è una cosa che tu ti affidi completamente a quella persona, quindi devi trovare sempre una persona competente e comunque devi capire che ovviamente mensilmente devi pagare a quella persona. Quindi io voglio prima trovare una persona di fiducia, mi voglio un attimo stabilire sia economicamente che mentalmente, voglio un attimo essere un po' più serena, tranquilla, perché pensate che se io comunque da... facciamo che io già avevo una persona che mi seguiva, cioè io questo mese glielo regalavo proprio, davo solo i soldi, perché io mi sono allenata poco. Quindi puoi stare lì che ogni settimana, ogni due settimane devi mandare gli esercizi come giusto che sia, però ci vuole tanto tempo e al momento sto un po' così. Ovviamente io sto valutando questa cosa da anni, però dico vabbè, per il momento è così, poi per là si vede, anche a me piace proprio per stare mentalmente più serena, però dico aspetta, adesso devi fare altro, quindi io mi alleno, ci provo anche una scheda fatta da me, comunque dalle basi che ho, dall'attrezzatura che ho ovviamente, perché io non mi alleno in palestra, momentaneamente poi non si sa, e quindi sto un po' comunque in bilico, un po' al periodo, un po' con, non lo so, raga, affidatevi sempre a persone che comunque vi ispirano tanta fiducia, perché comunque vi affidate nelle loro mani. Poi non ho nessun pregiudizio altrimenti, cioè non ho nessun pregiudizio, quindi alzo le mani, però comunque tu hai una persona che ti segue, gli devi mandare comunque, da come ho visto, perché so che molte persone si fanno seguire, quindi sto in contatto con loro eccetera, mensilmente gli devi mandare comunque i check. E non lo so raga, perciò devo cercare anche una donna, perché mandare un uomo non... proprio una cosa mia, raga, mi conoscete ormai, quindi devo avere veramente fiducia di quella persona, proprio di tieni, i miei soldi sono benedetti perché te li meriti tutti. Niente. Però non vi nego che io più là, però devo fare prima tante altre cose più importanti.
Lo farò, mi piacerebbe prendere, ve l'ho sempre detto. Ma adesso non è la mia priorità. Comunque seguire, quando riguarda personal trainer, qualche corso, qualcosa, una, diciamo una scuola di formazione proprio su questo, però voglio far sbloccare prima tutto, perché ci sono molti che ti fanno fare anche alcune ore in sede, in cui ti fanno vedere proprio come si fanno gli esercizi, eccetera. Mi piacerebbe. Sono anoressica. Come faccio a prendere peso? Io ti direi, proprio perché lo stai chiedendo a me, affidati a una persona più competente di me. Io ti posso dire che per prendere peso, prima devi avere comunque un attimo, devi capire bene la situazione con una persona. Quindi ti direi affidati a un nutrizionista, perché chi più di lui ti può aiutare rispetto a me. Ovviamente ti posso dire una risposta banale, devi mangiare. Devi cercare nel tuo piccolo di aumentare le calorie passo giorno dopo giorno, cioè no, giorno, scusate. Aumentare le calorie settimana dopo settimana per vedere il tuo corpo come reagisce, perché sicuramente il tuo corpo sarà in uno stallo del peso, quindi è anche difficile prendere peso subito, però ce la puoi fare, lo so. Ultima patata. Birrozza. Io spero che anche questo video mukbang vi sia piaciuto. Ah raga, fatemi sapere cosa ne pensate di questa postazione. Comunque io sono molto più tranquilla e penso che in questa postazione diventerò ancora più logorroica, perché sto comoda, non come l'altra volta che mi facevano male le gambe, si addormentavano, sto comoda e quindi sto proprio a mio agio, adoro. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!